Amici di Cellulare Magazine, siamo sempre in compagnia di Rosario Casello di Nokia. Questa volta vi facciamo vedere le novità della release software di Windows Phone 8.1 presentata ieri sera nella notte italiana a San Francisco. Esattamente. Quindi, Rosario, tante cose mi sembra. Tantissime cose, ovviamente cercheremo di riassumere quelle che sono poi in realtà le novità che vengono introdotte da questo nuovo sistema, nuova versione del sistema operativo che è incentrata, così come lo è stata anche l'introduzione in passato del Windows Phone 8, sulla personalizzazione. E quindi, come tutti sappiamo, con il sistema operativo Windows ognuno di noi ha in realtà una sua versione del sistema operativo, perché c'è la possibilità di poterlo personalizzare. Qui a colpo d'occhio la prima cosa che notiamo è, al di là del fatto che c'è la possibilità di avere più tre colonne di tile e quindi la possibilità di poter pinnare sull'home screen più applicazioni di quante potevamo fare nelle versioni di Windows Phone 8, che poi abbiamo introdotto con l'aggiornamento a Black soltanto sui prodotti che hanno dimensioni dello schermo superiore ai 6 pollici. Qui notiamo che anche sul Lumia 930 abbiamo la possibilità di poter pinnare molte più applicazioni. Dicevo, la cosa che colpisce molto è il fatto che il background lo possiamo personalizzare con una foto a piacere. Infatti, se si va all'interno della personalizzazione dello start screen del tema, io ho la possibilità di scegliere o rimuovere delle foto che ho, degli sfondi che ho sul mio terminale. Quindi questa è una delle prime tante nuove funzionalità che è legata alla personalizzazione. Poi sappiamo che Windows Phone 8 e sicuramente di più Windows Phone 8.1 cerca di adattarsi all'uso che l'utente fa del proprio sistema operativo, e quindi siamo stati abituati a vedere ad avere la presenza su Windows Phone 8 delle cosiddette suite di sensori. E quindi abbiamo il sensore dati che anche in questo caso ci ripropone la possibilità di settare una soglia per il traffico dati per gli utenti che sono molto consci delle tariffe. Abbiamo la possibilità di controllare la memoria, la gestione della memoria e quindi delle applicazioni che consumano più memoria sul nostro terminale, ma la novità introdotta con Windows Phone 8.1 è la possibilità di gestire in maniera dinamica la nostra connettività Wi-Fi. In particolare abbiamo all'interno delle impostazioni Wi-Fi il cosiddetto sensore Wi-Fi. Questo sensore offre agli utenti grossi vantaggi. Il primo è quello di poter accettare automaticamente i termini e le condizioni di utilizzo che di solito nelle wifi aperte al pubblico vengono richieste all'utente. Quindi quando ci troviamo all'interno per esempio dell'aeroporto di Milano in presenza di una wifi aperta e pubblica, il terminale si collegherà automaticamente a questa wifi senza dover richiedere l'accesso, insomma la sottoscrizione da parte dell'utente. Altra caratteristica interessante del wifi, del sensore wifi, è la possibilità di poter condividere le credenziali di una rete wifi che abbiamo e vogliamo condividere con i nostri contatti. E quindi per esempio se un nostro amico arriva a casa e ha un Windows Phone 8.1 e vuole collegarsi alla mia rete wifi di casa, piuttosto che passargli la password, ho la possibilità di condividere la mia rete wifi e quindi con questo contatto, e quindi automaticamente c'è la possibilità per lui di collegarsi senza dover passarsi bigliettini o ricordarsi password molto lunghe. Avrete notato nel passaggio che ho fatto per accedere alle impostazioni che un'altra fondamentale novità introdotta con Windows Phone 8.1 è la presenza dell'Action Center. Quindi semplicemente con uno swipe dall'alto verso il basso ho la possibilità di accedere a quelli che sono i settings più comuni, che è possibile tra l'altro customizzare, piuttosto che vedere le notifiche di email, piuttosto che di
quali attività social, Facebook, WhatsApp, all'interno del centro notifiche. Quindi questa è una fondamentale nuova novità di Windows Phone 8.1. Per quanto riguarda la vista del calendario, abbiamo la novità dell'introduzione della visione settimanale del calendario, e ovviamente qui non siamo collegati alla rete Wi-Fi, ma vedremo anche l'aggiornamento delle condizioni meteo che in quel giorno sono previste per la posizione in cui mi trovo. Windows Phone 8.1 è un sistema operativo pensato anche per le aziende, e quindi Microsoft ha introdotto la gestione della VPN aziendale, e quindi gli utenti aziendali hanno la possibilità di poter collegarsi alla intranet della propria azienda, e le aziende hanno un controllo più dedicato, con la possibilità di utilizzare il device management di alcune impostazioni del cellulare dei propri dipendenti. Ci sono tantissime altre novità di Windows Phone 8.1 che vi consiglio di guardare sul sito di Microsoft a seguito del lancio della build di ieri. Dunque, quindi 930, 635 e Lumia 630 avranno 8.1 nativo, e sicuramente succederà ovviamente che tutti i prodotti attualmente in mercato che operano con Windows Phone 8 avranno la possibilità di aggiornarsi alla nuova versione Windows Phone 8.1 e utilizzare le esperienze Lumia che abbiamo introdotto con questa versione a partire da giugno di quest'anno. Quindi tutti i nostri consumatori avranno la possibilità, anche sui prodotti attualmente in commercio, di poter utilizzare queste fantastiche nuove novità di Windows Phone 8.1. Perfetto, Rosario, ti ringrazio. Allora, attendendo l'aggiornamento over the air, naturalmente, della nuova release di Windows Phone, ti salutiamo, ti ringraziamo, in attesa dell'uscita estiva di questi tre nuovi Nokia. Grazie a tutti, a presto.